Ciao a tutti, facciamo un passo indietro. Allora, questa cosa qua mi è successa perché stavamo facendo un semplice calcetto tra amici quando in un contrasto ho messo il piede sopra il pallone. Diciamo che la mia caviglia ha fatto un movimento molto brutto. Immaginate, questa è la gamba, la caviglia ha fatto così. E subito dopo è successo questo. Eccoci qua. Aia, andata. Non è neanche iniziata, è finito. È finita la carriera del Matteone. Proprio adesso che doveva giocare agli youtuber lì. Niente, ormai il Matt... Porco d'inci. Il Matteone è tutto gasato. Oh, calcetto, sta settimana calcetto. Andiamo al campo, sono gasato. E poi calcetto, eh? E poi fa le troiate. Il movimento è lo stesso che avevo fatto io. Questo qua. Il movimento è questo qua. Va bene. Cioè, va bene nel senso che... E niente, il Matteo non viene in montagna. No, viene lo stesso. Ah, dai, vieni e mi fai compagnia. Basta che mi danno qualcosa per stare in piedi. In praticamente 2 minuti la caviglia era già tipo il doppio dell'altra. Non so come mai. Non essendo mai rotto nulla, pensavo che fosse rotta, si fosse distrutta tutta. Io appena ho appoggiato il piede, ho sentito un crack assurdo. E ho detto, ciao. Quindi diciamo che mi hanno preso di peso e mi hanno portato in macchina. E sono andato subito di corsa a prendere soccorso. Corsa mica tanto, però. Nel mentre il tutto si stava sempre più gonfiando. Ma davvero. Seriamente, cioè in poche parole era così. Matteo, è una bella distorsione. Mamma mia. Apri, commenti a caldo. È un ginocchio. È più grossa del ginocchio. Sì, serio. Voi ragazzi, qua è sempre più gonfio. Qua esplode. Quindi salgo in macchina e vado al pronto soccorso. Appena arrivati, ho aspettato un attimo. Mi hanno praticamente visitato per la prima volta per capire effettivamente cosa mi fossi fatto. Ok, quindi mi guardano e mi danno il solito braccialetto che gli danno. Non so se lo sapete, io non lo sapevo. Quando vai al pronto soccorso, ti danno dei braccialetti. Grazie a questi braccialetti, tu sai quanto è grave quello che ti sei fatto. Il mio era un codice azzurro. E in poche parole, il codice azzurro è una condizione stabile. Tu puoi rimanere lì ad aspettare un tot di tempo. Ti fa male. E c'è la possibilità che facciano anche delle visite complesse. Quindi diciamo che non era chissà quanto grave. Cioè non stavo per morire. Però non era neanche nulla di che. Nel mentre che ero lì in sala d'attesa, ho fatto pure conoscenza per questo corso. Devo dire che erano anche simpatici. Nel mentre la caviglia si stava sempre gonfiando. Sempre di più, sempre di più, sempre di più. E la mia paura più grande era quella: si è rotto o non si è rotto? Poi nel mentre tutte le persone che erano lì commentavano, dicevano sai che forse è rotto. Pregavo di no. Quindi dopo un po' che aspetto, era il mio turno. Vado nella stanza per fare l'asta. Faccio le lastre. Dopo un po' di tempo mi confermano che non era rotto. Quindi già lì tanta roba. Ragazzi, non è rotto, per fortuna. Anche se mi ha detto mancava pochissimo. Però dai, poteva andare molto peggio. Solo che c'era mancato pochissimo. Perché in poche parole la gamba nel cadere aveva quasi bucato i tessuti della pelle. Quindi lì ho rischiato che mi uscisse l'osso. Però non è uscito, quindi nulla di che. Nulla di rotto, per fortuna. Quindi che cosa ho fatto? Ho fatto comprare il tutore. Ho fatto una fasciatura apposta che dovrò tenere sia il tutore che la fasciatura per un mese circa. Tutto questo per cercare di limitare i movimenti e le vibrazioni che arrivano al piede della caviglia. Tutto questo però l'ho preso con filosofia, possiamo dire. Difatti sono il primo che ha iniziato a scherzarci sopra, perché sicuramente non potevo fermarmi per una cosa del genere. Sicuramente non posso stare a letto tutti i giorni, quindi non potevo fermarmi. E per riuscire a velocizzare tutti i miei spostamenti ho preso queste. Allora, sono appena arrivate le carrozzine. Ora devo scegliere il mezzo. Allora, tiriamole giù, voglio vederle meglio. Apriamole. Spacchettamento della carrozzina. Questa stile, un po' azzurrino. Ok. E poi c'è quella grigia. Ok, questo è l'altro mezzo, nero, poi azzurro. Che tosta, Questo devo scegliere. Allora, io devo capire quale prendere. Qua c'è molta varietà di scelta. Qua abbiamo la Bugatti e qua abbiamo un Ferrari. Cioè, qual è? Quella è più comoda? Non lo so. Qua abbiamo il full optional. Abbiamo i freni, abbiamo il poggiapiedi. Un po' meno, quindi. Ma per quella? Non lo so, devo provare. Sono 60.000 euro. Allora, no, grazie. Bene. Dopo questa, spero che non mi porti schifo. Come faccio a curvare? Devi andare solo con una. Vedi, facciamo la gara. Vai, gara. Siamo pronti? Dove che arriviamo? Fino al cancello. No, al cancello quello grande, la 3, 2, 1, via! Mi stacco, vado lungo! Il sorpasso! Cerca il sorpasso! Cerca il sorpasso! Se! Se! Che fatica. Allora ragazzi, vi ho fatto scambio di carrozzina. Sai che forse questa è una più leggera. Poi invece è full optional, quindi mi sa che prendo il Bugatti. Diciamo che non volevo arrivare a prendere la carrozzina, però dobbiamo essere più comodi. Quello che riesco ad andare avanti, quindi un secondo. Wow, impennato. Oh, portami in giro. Si vede il film qua. Perfetto. Che sto andando da solo. Ok, allora devo scegliere tra questo bolide e questo gioiellino qua. Solo che, non lo so, forse questo perché è più leggero. Cioè,
che colorino. Andiamo di questa azzurra. Aggiudicata. Diciamo era l'unica cosa che potevo fare. Beh, era scherzarci solo per aspettare. Quindi grazie all'aiuto degli altri ragazzi dell'house. Grazie a Mauro che mi aiuti con le riprese. Voi dovete capire che anche per registrare questo video io sto chiedendo aiuto a Mauro perché non riesco a mettere tutto da solo. Non ti aiuto, punto. È difficile. Quindi ho provato a fare tutto ciò che ho sempre fatto nella mia vita, soltanto con le stampelle. Ok, ora dovrò scendere scale. Solo che non posso vloggare, quindi devo chiamare qualcuno. Diego! Non mi sente nessuno. Eddie! Chiamo il telefono tutti e due. Vediamo il primo che arriva. Eccolo! Siamo carichi. Matteo, sei pronto? Sono tante scale, Lo so. Ti voglio pronto. Dai, un passo alla volta. Chi va piano va. Nessuna parte. Ah, qua è facile. Qui è la parte più easy. Quante vedo? Tutte queste scale fino ad arrivare a... giù. One eternity later. È la prima rampa andata. Matteo, abbiamo finito. Mancano ancora tantissime. Seconda andata. La discesa è anche più facile, eh. Sì. Dirlo. 2000 years later. Ci siamo quasi. L'ultimo. Dai, se la puoi fare. Attenzione. Na. Com'è andata questa avventura? Molto faticosa. Grazie. Ragazzi, ero qui che mi stavo riposando. Cioè, stavo aspettando. C'è una vespa. Aia. Ragazzi, ora è trovato il momento di risalire. Proviamoci. Allora, è dura, sì, ma non posso fermarmi. Quindi farò tutte le cose che faccio sempre, che comunque devo fare, in modo un po' diverso. Però l'importante è non fermarsi. Quindi ci proviamo. Bella vita, eh? Devo lavorare. Ok, ora di pranzo, tutti stanno già mangiando. Io devo scendere le scale. Grazie per avermi aspettato, Grazie. Voglio bene anche io. Chef, come lo porto il piatto a tavola? Te la porto io. Grazie. Mangio pure da solo, in solitudine. E da soli che mi hanno accompagnati. Chiederti un favore, però. Io non posso sparecchiare. Puoi portare via il piatto, per piacere. Grazie. No, devo bere. Dalle gambe. Svettila. Aia. Oh. Dai, fa male. Basta. No. Ehi, l'ho parato. Ero qua che pensavo alla vita quando ho iniziato a piovere. Quindi devo pure alzarmi. Una gamba. Ok, la devo chiudere perché sennò non riesco a camminare. Ragazzi, pit stop, devo asciugare le stampelle, sennò si sa mai che scivolo, mi spacco anche l'altro. Ciao a te. E adesso? Sì. No, quanto sì. Lo metti alle scorse ciao. Ma c'è pesante. Porta sulla sfiga. Questi poi adesso faccio cado all'indietro, c'è qualche viola clip. E parte l'inception. Bellissimo. Ho preso questa carrozzella per facilitare tutti gli spostamenti, perché quel giorno avevo un impegno molto importante. La carrozzella riusciva a spostarmi molto meglio. Ragazzi, ora mi sto preparando per andare da una parte, è solo che non posso farlo da solo e quindi mi stanno aiutando. Anche vestirmi da solo riesco. Ok, sono sceso dalle scale, ragazzi, questo è l'outfit. Ragazzi, siamo pronti per partire. C'è anche la muzzolona. Attenzione. Ragazzi, ci ha raggiunto proprio lui. Sei carico? Carichissimo. Ragazzi, buonasera. Mi portate? Lui mi porti? Andiamo a fare un giro là. Ma scusa, ma se ti lascio? No, non no, lui ferma. Oh, parcheggio per Matteo Robert. Ecco qua. Però c'è qualcosa che non va, perché fa un rumore strano. C'è qualcosa, si sta smontando la carrozzella. C'è lui. No. No, lui c'è il gradino. No, lui c'è il gradino. Devi alzarmi. No, devi alzarti. C'è il gradino. Aspetta che ti impenno. No, vai. Occhio che c'è la discesa. No, piano. No. Ali, prendimi al volo. Prendetemi. Ti lancio il Matteone. No. Te lo lascio. Oh, no. Oh, ci fidiamo in mezzo. Occhio. Ma se dovessi andare in bagno? Chi ti porta? Te la fai addosso. Bello, Camminare è un'altra roba, Sì. Anche se a me questa scarpa qua a destra mi fa male da un punto. Vuoi far cambio? E quindi quasi facciamo cambio. Dai. Ma devi spingere tu con le stampelle. Con le stampelle, sì. Ragazzi, cambio pilota. Andiamo. Oddio. Piano, perché qua se cadiamo è un problema, Sì, vabbè, ma vai da solo, guarda. Oh, occhio. Vai, Ali. Oh, piano. Oh, il muro. Mai più. Andiamo a mangiare. Diciamo che in questi giorni sto effettivamente capendo quanto davo per scontato dai semplici gesti, dai semplici azioni che facevo prima di questa cosa. Che fortunatamente non è successo nulla di chissà quanto grave per ora. Tante cose che facevo prima, il fatto di fare scale, non era più un'azione così semplice da fare, anzi. Quindi l'unica cosa che potevo fare è scherzarci sopra. Ora come ora sono in queste condizioni, ok? Però non so se ho lesionato i legamenti o i tendini, perché è ancora gonfia. Quindi io tra un mese dovrò tornare in ospedale a fare delle visite per capire se effettivamente è tutto
ok, o se ho legamenti o qualcosa di o lesionato, rotto, spero di no. Quindi da qua a un mese l'unica cosa che posso fare è riderci sopra. Quindi l'unica cosa che posso dirvi è che sto provando a fare anche io è di cercare sempre il lato positivo in qualsiasi cosa che succede e comunque di non abbattersi di fronte all'ostacolo. Io vi ringrazio di aver visto questo video, vi mando un bacione, speriamo di riprendermi presto, al prossimo video. Ciao!